tra poco. Sul canale 17 di Fano TV, l'informazione locale. Punto nascita unico tra Pesaro e Fano, l'opposizione fanese va all'attacco e il sindaco Seri promette battaglia. Siamo pronti ad uscire da Marche Nord. CNA ottimista sull'economia, è finita la grande crisi, la provincia di Pesaro Urbino ricomincia a marciare. Bene il settore del mobile e della nautica, segno più anche per il comparto manifatturiero e la meccanica. L'Epifania, ogni festa si porta via. Mercoledì in piazza Fano arriva la Vecchina con le scarpe tutte rotte, con più di 1000 calze da donare ai bambini. Questo è il telegiornale Occhio alla Notizia con Marco Ferri. Un cordiale saluto dalla redazione di Occhio alla Notizia e ancora buon anno a tutti voi. Dunque, come avete sentito dal nostro sommario, anche il punto nascite dovrà essere unico, o a Pesaro o a Fano. Una decisione che sicuramente non sarà facile da prendere e intanto la notizia ha fatto discutere, sta facendo discutere, ha scatenato un putiferio. L'opposizione fanese è già scesa in campo e anche il sindaco di centrosinistra, sindaco di Fano Massimo Seri, oggi ha minacciato che se le cose andranno a favore di Pesaro, la Santa Croce sarà pronto ad uscire dall'azienda ospedaliera Marche Nord. O c'è un segnale che va in questa direzione e Fano recupera un ruolo, oppure io sono per uscire da Marche Nord, perché onestamente è una scelta fatta 15 anni fa che non è stata condivisa. Fra l'altro alcuni di quei consiglieri regionali, ex consiglieri regionali che oggi si fanno paladini, quando è stata ora di votare sono usciti dall'aula. È pronto a prendere decisioni drastiche il sindaco di Fano Massimo Seri, che è sempre più convinto che l'azienda Marche Nord sia stato un errore. Dopo la chirurgia H24 tolta da Santa Croce, ora è a rischio anche il punto nascita di ostetricia e ginecologia. È in atto infatti la riorganizzazione del servizio sanitario, che ha visto un'ulteriore riduzione dei posti letto in tutta la provincia di Pesaro e Urbino, ma anche la riconversione degli ospedali di Cagli, Fossombrone e Sasso Corvaro in ospedali di comunità con un solo medico a disposizione. L'integrazione si può fare a prescindere da Marche Nord, però c'è, o viene fatta funzionare come deve tutelando anche il nosocomio di Santa Croce, oppure si rimette in discussione, e questa volta poi svolgeranno un ruolo anche i nostri consiglieri regionali e con coerenza. Io lo auspico, ma penso che così sarà. E voglio anche dire, lanciare un messaggio a certa opposizione che sa solo offendere le persone. Io non mi faccio intimorire e probabilmente a queste persone dispiace una cosa, che questo sindaco sta portando a casa un sacco di risultati, cosa che loro non sarebbero stati in grado, e lo so, gli rode. Il Movimento 5 Stelle di Fano è infatti andato all'attacco, definendo il sindaco confuso, debole, indeciso e ostaggio del PD. Ansuini, Miccioli e Ruggeri si domandano come mai gli eletti fanesi di maggioranza in Consiglio regionale, Minardi e Rapa, non abbiano mai rassicurato i cittadini sulle sorti del Santa Croce e dei servizi sanitari. Il sindaco si è mosso tardi, probabilmente forse troppo tardi, perché il progetto regionale del PD è già partito ed è in fase, attualmente in una fase molto avanzata. Quindi ci chiediamo se primo il sindaco Seri sarà libero di portare avanti questa iniziativa e secondo se siamo ancora in tempo per correre ai ripari. Se è disponibile a spiegarci qual è la sua linea e noi la troveremo condivisibile, siamo anche disposti ad appoggiarlo. Adesso cosa succederà? Veramente i cittadini fanesi dovranno nascere a Pesaro? A difesa del punto nascita di Fano sono pronti a dare battaglia anche Progetto Fano e UDC. Per Santorelli, Garbatini e Del Vecchio, Ceriscioli e i suoi uomini stanno massacrando la sanità provinciale a favore solo ed esclusivamente della città di Pesaro. Un argomento questo che sarà affrontato anche nel Consiglio Comunale monotematico di lunedì 18 gennaio, al quale parteciperà il Presidente della Regione. Fano non è Osimo, non è Iesi, non è Fabriano, è la terza città delle Marche, deve avere il suo punto nascita, deve avere la sua
chirurgia, e vogliamo che anche questo sindaco, il nostro sindaco e la maggioranza alzi la voce su questo aspetto, visto che il sindaco già oggi ha detto qualcosa che è in contrasto con quello che dice il capogruppo in Consiglio Comunale del PD, quindi saremo veramente curiosi di vedere cosa verrà fuori nel Consiglio del 18, per il quale però chiediamo un'unità di intenti di tutto il Consiglio Comunale e un grande senso di responsabilità di tutto il Consiglio Comunale per far fronte comune rispetto alla volontà della Regione e rispetto alla voglia di predominanza della città di Pesaro. E sul punto nascita unico, chiamiamolo così, su questo argomento è intervenuta anche la parlamentare di Sinistra Italiana, Lara Ricciatti, che torna a denunciare la politica sanitaria del Presidente della Regione. Ceriscioli dica apertamente che l'obiettivo è quello di privatizzare il sistema, ha detto la Ricciatti. Il risultato sarà una partita di giro che avvantaggerà alcuni a scapito dell'intera collettività. La luce in fondo al tunnel è quella che la CNA intravede, almeno nella provincia di Pesaro e Urbino, in termini di ripresa economica, e i numeri sembrano dar ragione all'associazione di categoria. Dopo anni di buio, di una crisi che sembrava senza fine, finalmente si intravede un barlume di luce in fondo al tunnel. Lo dicono i vertici della CNA provinciale riuniti in conferenza questa mattina in un sito simbolico ed evocativo come quello dei cantieri navali a Pesaro, che proprio per l'ingresso della nuova compagine societaria ritornano a nuova vita dopo 5 anni di abbandono totale. Non si tratta di una vera inversione di tendenza, ma di una nuova fase di sviluppo economico che vede il settore delle costruzioni a fare da capofila, essendo ripartita l'edilizia e gli acquisti di case. Una fase che, come sottolinea il presidente Barilari, introduce un cauto ottimismo. Dopo tanti anni di discesa, di stagnazione, un anno che ci desse una risposta, la risposta che tanti attendevamo. Una risposta che ci aspettavamo anche nei numeri che avevamo in mano un anno fa, una risposta che era nelle cose. Quest'anno abbiamo avuto la risposta che ci aspettavamo. Il trend di crescita in termini di fatturato nella provincia di Pesaro-Urbino segna un più 23%, con le costruzioni che incassano il più 35%, come dicevamo, ma sorprese positive arrivano anche dal settore manifatturiero, soprattutto dalla meccanica con più 34% e dal mobile legno, più 31% rispetto al medesimo periodo del 2014. Anche l'export può rappresentare per tante aziende un ammortizzatore naturale se il mercato interno non riparte a dovere e se continuano congiunture positive come la flessione del dollaro e la diminuzione del costo del petrolio. Ed è per questo che la CNA guarda con attenzione ai mercati esteri per i propri associati e promuove iniziative all'estero ed in Italia che attirino l'attenzione dei mercati emergenti. Un'associazione che fa tanto e che ancora molto deve fare, si può sempre fare di più e meglio, ovviamente ci poniamo obiettivi sempre più importanti, ma noi ci siamo. Adesso parliamo di cultura. Il programma triennale degli investimenti per il patrimonio, approvato dal ministro dei beni e delle attività culturali Dario Franceschini, prevede nelle Marche oltre 4 milioni di euro assegnati a 10 interventi. Tra questi è prevista la manutenzione, il restauro e la valorizzazione del Teatro Romano di Fano per un importo complessivo di 180 mila euro. Mancano 2 giorni all'Epifania e anche a Fano, in piazza 20 settembre, la Vecchina arriverà per donare ai bambini le calze piene di dolcetti o di carbone. La Befana viene di notte, certo, ed avrà anche le calze rotte, ma a cavallo della sua scopa volante, qui a Fano farà stare tutti, grandi e piccini, con il naso all'insù, aspettando che alle 11 della mattina scenda dal cielo all'aeroporto di Fano, portando tanti buoni dolci e speriamo poco carbone nella gerla stracolma. E nel pomeriggio, attorno alle 17:30, grande ovazione in una piazza 20 settembre tutta al buio, si manifesti sulla facciata del Palazzo del Podestà in un tripudio di luci e suoni, come da tradizione ormai alla quale la Prologo di Fano ci ha abituati in questa giornata conclusiva delle festività natalizie. Oggi è qua con me, no? È qui vicino, no? Però
la notte tra il 5 e 6 dormirà nel palazzo del Podestà e per farla uscire servono tanti bambini. Noi li aiuteremo con tanti giochi in piazza, quindi venite numerosi perché ci sarà la società di baseball, i clown dottori, tiro e molla e ci saranno veramente tantissime attività, tanti spettacoli dal palco. Elisa Del Prete, finalista di Ti lascio una canzone, che si esibirà per tutti voi e dopodiché questa fantastica proiezione sul palazzo del Podestà di una Befana 4.0, cioè tecnologica ma che attraverserà anche le quattro stagioni, e la Befana uscirà magicamente dal palco per portare tante calze a tutti i bambini, quindi partecipate numerosi. Siete stati bravi? Volete il carbone? Tutti in piazza dalle 15.30 circa, quindi il 6 di gennaio, per una Befana già scalpitante, insieme alle sue aiutanti, gli ormai inossidabili componenti del Vespa Club, che distribuiranno ben oltre 1.300 calze stracolme di dolci. Non vedo l'ora di essere a mercoledì in piazza 20 settembre. Bimbi, vi aspetto tutti, ci sono tantissime sorprese. Io sono emozionatissima, è tanto che lavoro, sto lavorando per gli ultimi propri tocchi e non vedo l'ora. Sono emozionatissima. Adesso le Befane vanno anche in conferenza stampa. Dunque, se volete un'anticipazione, naturalmente seguiteci anche dopo il telegiornale, c'è un approfondimento su quelle che sono appunto le iniziative per il 6 di gennaio. La Guardia Costiera di Pesaro, cambiamo argomento, ha liberato un gabbiano rimasto intrappolato in una lenza da pesca impigliata in una imbarcazione di porto ormeggiata in porto a Pesaro. L'animale, dimenando le ali con forza per liberarsi, si era procurato diverse ferite alle zampe. Gli uomini della Capitaneria hanno sciolto i nodi che tenevano legato il gabbiano, ormai stremato, allertando nel contempo il centro di recupero animali selvatici. I militari hanno vigilato sul volatile, che è stato chiamato Teseo, garantendo che rimanesse al riparo da eventuali pericoli sino all'arrivo del personale del CRAS, dove attualmente viene curato. E adesso parliamo invece di carnevale, perché sono già 770 i soci che si sono tesserati all'ente carnevalesca e intanto la settimana scorsa è stato estratto il secondo vincitore del concorso Un posto al getto. Vediamo. Abbinato alla tessera 251 è il socio Pazzaglia Danino. Fa il metalmeccanico a 60 anni ed è cresciuto a Pane Carnevale. Danino Pazzaglia, nato in Belgio ma fanese nel cuore, è il secondo vincitore di Un posto al getto, la nuova iniziativa promossa dall'ente carnevalesca. Durante la prossima edizione del Carnevale di Fano, in programma per il 24 e 31 gennaio e 7 febbraio prossimi, Danino avrà la possibilità di salire su un gigante di carta pesta e lanciare quintali di dolciumi durante una domenica di sfilata. Un'esperienza nuova, alla quale ci avevo sempre pensato e che è venuta così, giusto dopo aver fatto l'iscrizione come socio alla carnevalesca. Però lei non è nuovo ai carri, ci ha lavorato insomma in parte. No, ho collaborato qualche anno con Riccardo Deli, il maestro carrista, anche tanto bene, siamo in ottimi rapporti, siamo amici e anche lui è uno che ama molto il carnevale. E poi anche, come diciamo così, a fare i balletti sopra il carro quando eravamo più giovani. Una cosa bella perché è come passare dall'altra parte della barricata, no? Magari, oh, butta, guarda, invece magari adesso sei da di là e magari ti senti chiamare, oh, guarda, non butti giù niente, tutte quelle robe lì, insomma. La novità dell'estrazione, avvenuta in diretta all'interno del nostro telegiornale, è dedicata a tutti i soci dell'ente carnevalesca arrivati a quota 770. La tessera, che anche quest'anno prevede ingressi omaggio, sconti e prodotti non gastronomici del territorio, potrà essere sottoscritta nella sede di Piazza Andrea Cossa o all'info point di Piazza 20 Settembre. Aperto per l'occasione anche il giorno dell'Epifania. Solo così si potrà partecipare al terzo sorteggio, che comprenderà comunque i primi 600 tesserati e da cui saranno esclusi i soci che compongono il direttivo. Uno degli obiettivi del presidente Luciano Cecchini è quello di arrivare a quota 2000. È già partita la grande lotteria di beneficenza del nostro carnevale e, come sempre sapete, la bellissima auto Carl, il primo premio, comperà
liberati i biglietti dalle nostre associazioni e tutti insieme faremo beneficenza alla mensa dei poveri di San Paterniano. E approfitto ancora una volta di farvi tanti auguri per questo meraviglioso 2016. E un messaggio d'auguri è arrivato anche da Ivan Cottini e Deborah Lulli. Ivan Cottini è il modello affetto da sclerosi multipla, mentre Deborah Lulli è la mamma del giovane Ismaele, rimasto vittima di un terribile omicidio. Stiamo parlando dell'omicidio di Sant'Angelo in Vado. Tutti e due in coppia si sono messi davanti alla telecamera per fare il loro augurio che il 2016 sia l'anno del riscatto. L'unico modo per vincere il dolore e il rimpianto che portiamo dentro è quello di alzarsi dalla sedia, da quel letto. Alzare la testa e sorridere, andare avanti per chi è rimasto sempre qui accanto a noi. Sono le parole pronunciate da Ivan Cottini a Deborah Lulli, la mamma che la scorsa estate ha perso suo figlio, Ismaele, il giovane 17enne ucciso per futili motivi. Deborah e Ivan, che lotta contro la sclerosi multipla, hanno tanto in comune, come la voglia di non arrendersi. Grazie alla loro forza di volontà, alla grinta e al desiderio di riscatto, sono riusciti a non arrendersi e a battere lo strazio, le paure, le difficoltà che devono affrontare ogni giorno. Dopo le iniziative organizzate nei mesi scorsi per sostenere la famiglia Lulli ad affrontare il processo legato all'omicidio, hanno deciso di realizzare un video, breve ma colmo di speranza. Un saluto da tutti, in questa mattinata mi trovo qui con una persona veramente fantastica, la mia carissima amica Deborah, e insieme vi auguriamo un bellissimo 2016, che sarà l'anno del riscatto, finalmente potremo dare giustizia ad Ismaele. Giustizia. So this is Christmas. Alla scoperta dei presepi, Daniela Di Centinarola apre questo appuntamento all'interno del nostro telegiornale. Prosegue e proseguiamo con il presepe di Ilaria Montesi. Silvia Di Fano. Mentre questa è l'opera originale di Nevio, che ci ha inviato questo scatto fotografico, questi scatti fotografici da Villanova di Montemaggiore, sempre in provincia di Pesaro e Urbino. È un presepe fatto, come vedete, nella zucca. Poi a Falcineto invece Christian e Sara, sono tre fotografie. E da Mondolfo salutiamo Diana Donati, che ha realizzato all'interno della sua abitazione questo presepe. Alla scoperta dei presepi, un concorso, il terzo concorso che ha riscosso anche quest'anno un enorme successo, sono centinaia e centinaia le fotografie e video che ci avete inviato, non tutti troveranno spazio evidentemente nel telegiornale, di questo vi chiediamo scusa, cercheremo di vedere comunque tutte le immagini, tutte le fotografie e poi di comunicarvi nei prossimi giorni il vincitore o la vincitrice di questo terzo concorso. Intanto grazie davvero per tutto quello che ci avete inviato. Il telegiornale Occhio alla Notizia finisce qui, io vi ringrazio per averci seguito, vi auguro un buon proseguimento con i programmi di Fano TV, l'informazione torna domani mattina puntuale alle 7:30 in diretta con la rassegna stampa. Arrivederci.